Bene, Ludovica, presentiamo gli ospiti di questa puntata. Sì, io vorrei ricordare prima di tutto ai nostri telespettatori che possono entrare in contatto con noi tramite la pagina Facebook del Diavolo e l'Acqua Santa. Anche se questo entrare in contatto mi sa molto di incontri ravvicinati del terzo tipo, quasi alieni. Non ci sono degli incontri ravvicinati, di primo tipo, perché loro vengono qui, sono con noi, ci si diverte. Giustissimo, qualcuno vuole partecipare può scrivere sulla pagina Facebook del Diavolo e l'Acqua Santa e verrà naturalmente invitato. Molto importante a Peppino, e Peppino ovviamente oggi è proprio il caso di chiederti come ti senti. Sei più diavolo o acqua santa? Attento a quello che rispondi, sì, Peppino, oggi. Data la presenza comunque di Don Luigi e del nostro pugile Ciro. Io penso che la coerenza sia una grande virtù e quindi resto diavolo. Ecco, Peppino resta diavolo. Vediamo se, come dice Dino, riusciamo a farlo trasformare in acqua santa verso la parte finale della trasmissione, perché oggi ci sarà davvero un bel collegamento telefonico. Ti dice qualcosa il signor Carlo Cornacchia da Altamura, Peppino? Triplettista con l'Atalanta contro il Foggia, la Domenica delle Palme del 92. Per una partita che finì... La domenica, quando voi sacerdoti indossate la pianeta rossa e a volte saltate anche l'omelia perché il Vangelo è molto molto più lungo. E vinciamo 4-1 a Bergamo contro l'Atalanta, io c'ero e Cornacchia fece 3 gol. Rambaudi ai limiti dell'area, non trova lo spazio per il tiro, offre palla a Salimov, ancora Rambaudi, l'apertura è su Petrescu, il cross al centro, vai gol! Ha pareggiato il Foggia, si prende Ciccio Baiano, e Ciccio Baiano infatti l'autore del gol, il Foggia ha pareggiato, 1-1, Ciccio Baiano, 11° gol, ed è il record assoluto in Serie A per un singolo marcatore del Foggia, non c'era, era ferma a 10 nel 64-65, Ciccio Baiano, 11° rete e potevano esserne di più se non sbagliava due rigori quest'anno. Salimov in avanti, Baiano, area di rigore, contrastato da Bigliardi, costretto ad uscire dall'area di rigore Baiano, il suo cross, il suo finale, il gol sulla parete, gol del Foggia, autorete di Rinaldo con la mano, e rigore superiore con gol. Il cross al centro per Signori, ancora il Foggia in attacco. Signori in area di rigore, contrastato da Porini che non lo fa passare, Signori può fare assist a Salimov, il tiro, gol, e questa volta anche il pubblico del nord applaude, i tifosi bergamaschi con molta sportività applaudono, Igor Salimov, 3-1, dalle l'urlo Igor, dalla curva dei foggiani. E il Foggia ogni volta costretto a recuperare, questa volta ci riesce con Consagra, poi Rambaudi si porta in avanti il pallone, e il finale di rigore Rambaudi, il tiro, e gol! Sono 4-1, il gol del Foggia. Forse mai in Serie A abbiamo vinto 4-1-0. Da sole, però hai chiuso questo gol dicendo forse mai il Foggia esatto, è riuscito a vincere in trasferta e invece... E poi c'è riuscito dopo con Zeman con 4-1 a Torino, un altro prima a Genova e poi a Torino, ma era nel 93-94 con e gran invece... gol di Stroppa se non sbaglio. Stroppa, certo. Questa è sicuramente questa una gara pazza, non... però rimane quello del 91-92 forse il più bel Foggia di sempre, sicuramente, anzi senza il forse. Arrivò non in Serie A come il Foggia di Pugliese e come il Foggia di 2 anni dopo di Zeman. Fece, mi pare, 35 punti. C'erano i due punti ancora a vittoria. Furono, i tre punti erano cominciati con Catuzzi, diciamo, quindi nel 94-95. C'erano due punti a vittoria, fece 35 punti. Insomma. Quella squadra che ebbe in Picasso un buon giocatore, nel momento in cui Picasso venne meno per un infortunio per pochissime partite, fu costretto a giocare con Petrescu mediano, e ai noi con Grandini terzino, e lì perdemmo parecchi punti. Quella squadra poteva ambire un po' più su, forse. Io è chiaro che da tifoso foggiano in Serie volevo la salvezza. Mi ricordo quando pareggiamo a Cagliari 2-2 all'aeroporto, parlai con Zeman ed ero contento del fatto che eravamo, il Cagliari poteva essere la quarta quinta di ritorno, eravamo già sulla buona strada, e lui disse ti accontenti di poco, perché lui in quel suo pensava ad altro, però purtroppo quest'altro senza manicoli in campo non lo potevi avere. Peccato, perché
sarebbe stata una svolta diversa della storia del Foggia, insomma, saremmo arrivati in Europa. Manicone oggi secondo di Petkovic alla Lazio. Ho l'onore di essere amico e conoscente dei due secondi che allenano a Roma, Cangelosi e Manicone. Gli ho mandato i saluti tramite Stefano Ceri, che è il nazialista della Gazzetta dello Sport. Mi ha detto, chissà, quando appena gli ho dati, lui sta sempre serio, si è illuminato il viso di Manicone. Perché, ma non per me, ovviamente, per i ricordi che di Foggia, ci mancherebbe. Prima o poi chiameremo anche Manicone. Però chiudiamo la parentesi che guarda al passato, perché come sapete la riapriremo nell'ultima parte di questa trasmissione, e apriamo quella che riguarda invece l'attualità. Il Foggia, e qui mi rivolgo praticamente a tutto il mio parterre di ospiti, ha vinto, e non lo faceva da 4 mesi, quasi, credo 3 mesi e 20 da Taranto, giorni, fine settembre, il 16 settembre era. Diciamo che l'augurio che ho fatto prima di lasciarci durante le festività ci ha preso Dino, esatto. è stato di buon auspicio, almeno spero che vada sempre più, che vada sempre meglio. Ciro, inizia. Beh, io ho visto le immagini delle light, rispetto alle altre partite si è visto un Foggia più aggressivo, e il risultato la dice tutta. Don Luigi? Io non sono un grande competente, ma sono tifoso del Foggia, lo seguo quando posso. Ieri ho visto la partita quasi tutta, non tutta, e francamente mi è piaciuto il Foggia. Ho avuto un po' di tremore quando si è fatto infilare il gol lì col colpo di testa. Di Pioggia, il pareggio sì, per 1-1. Sì. Però penso che abbiano giocato bene, abbiano meritato, insomma, almeno dal mio punto di vista. Alessandro? Domenico, il Foggia ha avuto il pallino del gioco tutta la partita praticamente, giocando con palla a terra, fraseggio, inserimenti, ha avuto un sacco di occasioni, ha dimostrato personalità anche fuori casa, nonostante i giovani in campo, ha meritato il vantaggio. Secondo me è anche risultato bugiardo, perché in realtà meritava qualcosa in più, proprio perché i giovani, come al solito, insomma, hanno qualche problema nel chiudere la partita, però partita dominata in assoluto. Anche se Peppino aveva detto nell'ultima puntata che avrebbe firmato per un pareggio, io sono felicissimo che il Foggia... Allora, giudizi positivi qui dal paradiso, l'angolo paradiso. Andiamo invece nell'angolo inferno, qui alla mia destra. Vediamo che succede, anche se Dino, non lo so come ti collochi, un po' purgatorio forse. No, io sto ancora nel limbo, sto aspettando Caronte che traghetti. Traghetti, sì. E mi traghetti verso Peppino. Inizia tu, Dino, dimmi un po' il tuo parere su questa partita. Io l'ho vista tutta la partita e anche a me è sembrato un buon Foggia. Ordinato, certo, è chiaro che in alcuni momenti non chiudere, non fare determinati, non mettere determinate palle in porta può essere rischioso, tant'è che infatti ce l'avevano pareggiata la partita. E bisogna in avanti dovremmo essere un po' più un po' più decisivi in avanti. Però tutto sommato veramente una partita buona del Foggia. Bisogna e spero che più... ne faccia tantissime altre di queste qui. Più pungenti, hai detto, però adesso da diavolo cerco di strappare un sorriso a Peppino, perché in attacco Giglio ha realizzato la sua decima marcatura stagionale, anzi undicesima stagionale, decima in campionato, dato cioè. Positivo. Sì, sicuramente. Desolati, che ha giocato una Fiorentina in Serie A, ci ha messo 2 anni per fare 10 gol nel Foggia, 3-7 per dire, ha raggiunto fra l'altro anche Desolati, Oshadogan, Rolla, Scianimanico, Garzelli, Ago di Rin, anche c'ha 10 gol. E quindi è importante che Giglio sia andato in doppia cifra, ma anche Palazzo, che è vice cannoniere adesso, 4 reti, per dirne una, le stesse 4 reti che ha segnato Domenghini, insomma, per un centrocampista, Conè, Laribi hanno fatto 4 gol nel Foggia, quindi lui è già arrivato più o meno dove speriamo che ne faccia ancora degli altri. Palazzo ha giocato una partita superlativa, è ancora in debito con i tifosi foggiani, chiariamolo subito, perché quello che ha fatto prima non è ancora stato, diciamo, tra virgolette, apparato dalla stupenda prestazione. Però la sensazione è che abbia bisogno di fiducia, un ragazzo che più ha fiducia. Ha giocato quasi sempre, e che fiducia più dobbiamo fare? Mette il tappeto per terra, la maglia numero 11 è la sua, è tutto l'anno, quindi deve essere lui che deve dare fiducia a noi, in modo che possiamo credere di più in lui. Ma tranquillità. È stata una bella partita del Foggia, diciamo subito che le uniche 2 sbavature sono state la rete subita, perché non si sapeva quello di chi era e non si sapeva se il portiere doveva uscire o meno, e poco prima del vantaggio definitivo del Foggia, insomma, c'è stato quasi un salvataggio sulla linea.
Allora, sono episodi che poi può capitare come Pozzuoli, l'episodio ti rompe l'equilibrio e ti fa perdere la gara. Invece il Foggia è stato veramente padrone del gioco, quinto ha fatto una grande gara, quinto al Palazzo sono dei migliori, l'unico che non mi è piaciuto è stato Famiano, che è stato proprio una cosa disastrosa, almeno ieri. Per il resto la squadra ha risposto molto bene, è stato bravo Padalino nelle sue scelte. Ecco, le scelte di Padalino, perché fuori subito D'Ambrosio ed Esposito, dentro D'Angelo e Quinto. Sì. La tua valutazione? E fuori anche Basta, però sì. Parlo prima di Basta, perché se Basta è un ragazzo intelligente deve capire che ieri non è che è stato escluso. Il regolamento dice che sono 7 i giocatori, non 11, gli altri sono bambini e quindi... Padalino doveva mettere D'Angelo al centro della difesa, ha fatto benissimo, perché non perché Esposito non valga o perché Cassandro non valga, perché l'esperienza occorre in una squadra anche di Serie D al centro della difesa. E siccome lo Iacono sta facendo un grande campionato, D'Angelo ieri ha fatto una prova senza infamia e senza lode. Ovviamente una partita non è sufficiente per dare un giudizio su questo giocatore che fino a qualche settimana fa giocava all'ultimo posto in classifica a Potenza. Però con la sua esperienza, con la sua età anagrafica, ha dato una grande mano a questa squadra, ha dato la mano allo Iacono e a tutto il resto della difesa. Quindi Basta non deve sentirsi bocciato, tant'è che poi è stato utilizzato negli ultimissimi di gara più come centrocampista, tenendo Cassandro sempre sulla destra. Ma ci vogliono 4, io dico bambini, perché mi piace parlare più italiano che non in inglese il termine under, e quindi vanno fatte delle scelte. Poi è chiaro che Quinto si era comportato meglio di D'Ambrosio nell'ultima gara, ma credo che la decisione di Padalino sia dovuta al lavoro visto in settimana. Io non seguo gli allenamenti, Padalino invece è sempre ovviamente presente agli allenamenti della sua squadra, avrà avuto l'ispirazione di mettere Quinto in campo, è stato premiato. Napoleone Bonaparte diceva che i generali, oltre ad essere bravi, devono essere anche fortunati, e quindi in questo caso Padalino è stato anche fortunato oltre ad essere bravo. E poi appunto l'altra escursione, quella di Esposito, indirettamente ne abbiamo parlato, perché appunto ha giocato D'Angelo che finalmente era pronto secondo Padalino per i 90 minuti e ha fatto il suo dovere. Ma si gioca in 7 più 4, non si gioca in 11, e quindi a volte delle scelte vengono dettate più dalla carta d'identità che non dal valore dei calciatori in campo. Foggia, che l'unico neo, forse con Coccia poteva chiudere la partita, non l'ha fatto, comunque ha preso 3 punti molto importanti, sono 3 punti utili in chiave salvezza. Tenete conto che possiamo a volte già mandare in onda la classifica, le squadre, le dirette concorrenti alla salvezza, ci mettono un mese per fare 3 punti, se riescono a fare 3 pareggi. Noi ne abbiamo fatti 90 minuti. Ecco, il dato dice meno 8 dai playoff e meno 5 dai playout. A metà del guado. Playout siamo a, dunque, siamo a 28 e 22, no? Ah, meno 7, meno sì, 6. Sì, errore sono mio. 6, esatto. Sono 6. 6, 6. Sono 6 punti di vantaggio sui playout. Diciamo a metà del guado, però il Foggia sembra essere la prima delle normali, diciamo così, perché le prime 5 fanno un po' un campionato. La prima delle normali è ancora la Battipagliese per differenza di reti globale e secondo sì. Diretto sullo 0-0, se vogliamo proprio trovare il pelo nell'uovo. Quindi il Foggia è la seconda delle normali, le prime 5 vanno per fatti loro, tant'è che la vittoria del Foggia in trasferta, tranne che forse qualcosina in media inglese rispetto a quelle 5 che hanno vinto, tutte e 5, chi ha vinto in casa, magari il Foggia gli ha recuperato qualcosa in media inglese, stop, non ha recuperato niente, non fa parte del programma nostro neanche, voglio, allora dice vogliamo andare ai problemi, dove vai, dove avvi, perché insomma il Monopoli che è quinto va come un treno, figuriamoci le altre che stanno ancora più avanti. È un attimo Peppino, importante per tu la non credi nei playoff, gli altri credono nei playoff, Alessandro? Allora io di tutto vorrei parlare, prima di tutto perché di fortuna, perché le scelte di Padalino sono state cercate e beccate in pieno, quindi D'Angelo titolare che ha fatto un'ottima partita, Cassandro che è un under, un bambino come dici tu, giocato nel ruolo di terzino destro, ha fatto un'ottima prova. Io penso che il Foggia è stato superlativo, secondo me noi dobbiamo toglierci dalla testa questo pensiero del Foggia di una volta, ormai il Foggia è una squadra che gioca in Serie D e basta, quindi noi dobbiamo andarlo a guardare e tifarlo sempre e comunque. Facciamo rispondere anche Don Luigi sulla classifica, i playoff sono raggiungibili per lei? Sì, io penso di sì, se vince sempre, sì. Se va bene, se sta andando come sta andando. È proprio il paradiso da quelle parti. Oh no, sì, ce ne stiamo. Non so se, io penso che se vince sicuro che può arrivare. Io credo che sono molto più forti le altre di noi, hanno più punti soprattutto. Hanno più punti? Sì. E quindi bisognerà che le altre perdano tanti punti. Hanno accumulato un vantaggio nel girone d'andata notevole. Però è pur vero, Pepe, io penso che
avendo visto il Foggia tutto il girone di andata, comunque ha sempre espresso, per quanto mi riguarda, un gioco abbastanza ordinato, un buon gioco. Dovevano probabilmente solo trovare un pochino il bandolo della Matassi. Ma non è che voglio penso che le partite vanno vissute una alla volta, e che al momento è meglio arrivare quanto prima alla matematica salvezza. Dopo si pensa al resto. E siccome la zona di retrocessione, dalla quale ci siamo un po' allontanati, è a 6 punti e mancano 15 gare alla fine del campionato, insomma, fossero stati 18 gare, 6 punti di vantaggio, dovevamo perdere un punto ogni 3 gare, quindi a maggior ragione siamo ancora più avvantaggiati. Dobbiamo mantenere questo vantaggio, anzi incrementarlo se possibile, ma giocando una gara alla volta, possibilmente vincendo. Scusami, dobbiamo accelerare. Ma per il Foggia che ho visto ieri, se il Foggia che ho visto ieri sarà sempre quello in futuro, io penso che il Foggia non avrà nessun problema ad arrivare ai playoff. Ma lo devi vedere 34 domeniche su 34. E infatti, quanti ne mancano ancora? Bisogna anche vedere se le altre squadre conservano sempre questa andatura, perché se loro pure entrano in crisi, allora, ma se vanno così non c'è niente da fare. Ciro, aspettiamo la crisi delle altre. I punti sono tanti che ci distaccano dai playoff. Poi è un campionato duro, secondo me è più duro questo campionato che un campionato di Serie C. Care, carissimo cittadino italiano, in questo momento siamo soffocati da 1000 domande, ma chi le fa tutte queste domande? Chi, dico io, e soprattutto chi dà queste risposte? Non ci sarebbero domande se non ci fossero risposte, o viceversa. Insomma, voi capitemi, in questo momento l'Italia deve stare in silenzio. Basta con le denunce contro l'edilizia, basta con le denunce contro l'immondizia. Voi dovete stare in silenzio, solo così risolverete tutti i vostri problemi. Grande, scusatemi concittadini, il tempo che pulisco la mia sedia, che do una spazzolata, mandiamo via tutto. Eccoci qua, miei cari. Adesso aspettate, perché dovremmo essere in collegamento con il nostro studio. Sì, pronto? Capozzella? Dove stai? Carrello, non ti vedo. Ma c'è? Signor non ti vedo, sei sul ponte di Brooklyn. No, sono da questa parte, signor Capozzella. Ho fatto la battuta, non l'hai capito, il ponte di Brooklyn, te la spiego dopo. Carrello, eccomi qua, mio caro prediletto presentatore del nostro programma Il Diavolo e l'Acqua Santa, mi metto così. Perché non ha aspettato la nostra chiamata per venire in trasmissione? Oggi ha fatto irruzione, ecco. Carrello, come sempre io la debbo riprendere, perché lei non capisce mai niente. Io non potevo mica aspettare le vostre polemiche, non avevo tempo da perdere insieme a voi. Oggi è una puntata importante. Oggi, finalmente, io vi presenterò il grande giocatore, quello che aspettavamo da tanto tempo, lui che risolverà tutte le sorti nostre di Peloso e del tifoso. Ho fatto la battuta. Lui, il grande Marcelo Antonio da Orta. Oh, bene, ora sicuramente le sorti del Foggia cambieranno. Certo, assolutamente. Infatti non so se l'avete visto, da quando sono arrivato io, da quando il nostro presidente Peloso mi ha fatto fare qualcosina all'interno del Foggia, palazzo, la nostra costruzione, ieri non so se avete visto la prestazione che ha fatto. Certo, ha fatto anche la battuta, certo. Inoltre siamo stati con il presidente, ci siamo visti noi con Marcello Antonio da Orta e presidente, io l'ho presentato a da Orta, e nel pomeriggio andremo a cenare da Lucera. Ho fatto la battuta, non l'avete capito? Ve la spiego più tardi. Ciao Valdaserra, come va? Tutto bene? Sì, non lo sento, non parla? Va bene, va bene. Ciao Baldassarro, caro, carissimo, sei sempre più bello. Bello, con quel baffetto e quel mustacello che ti sta una meraviglia. Dicevamo, Carrello? Quindi lei oggi presenterà il suo calciatore? Assolutamente che sì. Oggi avremo finalmente l'onore di vedere, di toccare con mano questo giocatore che verrà a cambiare tutte quelle che sono le sorti. Già abbiamo grandi attaccanti che stanno in gambo, ma lui sicuramente sarà una svolta grandiosa. Ha già conosciuto qualcuno, non lo so, si è ambientato? Beh sì, certo, lui è un giocatore un po' particolare, è stato già, diciamo, negli spogliatoi a fare conoscenza con ciascuno dei giocatori. Va bene. Ho fatto la battuta, va bene, non l'avete va bene. Capito, è chiaro, perché non l'avete vista. Capozzella, ci fermiamo qui noi, che fa, ci torna a trovare anche la prossima Beh, settimana? Se voi mi invitate io torno.
E se non la invitiamo? E torna lo stesso, Carrello, che domande mi fai? E allora purtroppo dobbiamo tenerci a Gigino Capozzella anche la prossima settimana. Certo, Carrello, arrivederci. E mi raccomando, fra poco qui nel mio studio di Nuova York arriverà lui, Marcello Antonio da Orta. Non ve lo perdete, puntata importante. Ciao Baldassarre, aspettiamo Carnevale insieme. Ho fatto la battuta. Io, a dirci qualcosa di davvero, sì, importante. Io sono qui soprattutto per questo e vorrei un po' invitare tutti i telespettatori ad avere un occhio di benevolenza e di riguardo verso la nostra associazione dell'UAL, che è un'associazione che si prende cura del mondo della sofferenza, di persone diversamente abili, di persone anziane, di persone che sono sole. E poiché in questo periodo stiamo vivendo un momento di difficoltà, alcuni amici hanno organizzato una serata di beneficenza per domenica 27 gennaio prossimo Ventura alle ore 17 nella nostra casa. Vi invitiamo a partecipare, sarà un momento in cui vogliamo presentarci ancora di più per quelli che non ci conoscono, ma anche e soprattutto sensibilizzare tutti ad avere una certa, a vivere una solidarietà verso questa associazione che, diciamo, nella nostra città svolge un'opera sociale molto importante, non solo quella di accogliere fratelli che soffrono, abbiamo anche delle attività di animazione nei nostri laboratori di animazione e poi soprattutto poiché qui c'è una trasmissione di Aulo e Acqua Santa, io mi sento molto Acqua Santa, perché non perché sono prete, perché io sto facendo un combattimento molto grande diciamo per aiutare i fratelli che soffrono a non scoraggiarsi, a non abbattersi e a far sì che questa sofferenza venga incanalata nella sofferenza di Cristo. Quindi accanto, diciamo, all'attività più prettamente sociale di assistenza dei nostri, diciamo, ospiti e dei nostri sofferenti, svolgiamo un'attività di ordine spirituale che penso sia molto importante, perché sul piano della fede queste persone che umanamente sono deboli, molte volte sono anche diciamo ai margini della società, sono messe da parte, poi sul piano della fede hanno una importanza grande. Io dico loro sempre che sono le persone più preziose dinanzi a Dio, sono quelli che svolgono diciamo in questo mondo una opera di redenzione, perché cooperano con Cristo a salvare il mondo. Questo è un po'. Quindi vorrei che tutta la città, tutta la nostra città sentisse fortemente la nostra associazione come sua e anche ci aiutasse, perché abbiamo bisogno. Ecco, noi saremo sicuramente vicini all'UAL in qualsiasi iniziativa, avrà sempre una porta aperta e speriamo che, insomma, la nostra trasmissione sia servita a veicolare, no, il vostro, sì, vostro messaggio, sperando che ci sia lo una slogan bella risposta. Che i nostri amici hanno formulato è: non spegniamo la solidarietà, aiutiamo l'UAL, ecco, che io lo lancio a tutti quanti i telespettatori. Cerchiamo di non spegnere. E faccio gli auguri al Foggia, che vedo sempre i volti sorridenti, soprattutto al carissimo dottore. Padre, stiamo nella stessa situazione. Io faccio la serie D e lei è vicino alle persone che fanno la serie D nella vita. E però io li porto in serie A, faccio sentire loro che sono importanti. Per esempio, se mi concedete un minuto, prego. Io dinanzi al mondo degli anziani, che abbiamo a Rodi Garganico una casa di anziani, che se li vedete sono proprio il rottame della società, sono proprio, e quelle persone dicono: noi ormai aspettiamo solo la morte, non serve più. E dire a quelle persone che voi siete importanti dinanzi, siete le persone più importanti che esistono, più importanti di quelle che lavorano. Io vi dico che i loro occhi brillano e si... Ma indubbiamente è così. Ora, tornando ad essere seri, perché quella di prima purtroppo era una battuta per sdrammatizzare la nostra serie di calcistica, Gesù disse: gli ultimi saranno i primi, ma non mi voglio neanche aggrappare a questo passo del Vangelo. Sicuramente chi vive una certa situazione ha anche più tempo per riavvicinarsi a Gesù Cristo e quindi a Dio, che è suo Padre. E sicuramente sono visti con estrema benevolenza dall'alto queste persone che nella vita soffrono, ma che poi avranno diritto a un grande premio al quale forse noi umili peccatori non potremo mai ambire.
E quindi io sono convinto che Gesù li aiuterà con la loro presenza, perché loro vanno incontro a Gesù, sia nella vita che poi, quando il più tardi possibile glielo auguro, effettueranno il trapasso. Però la boxe è comunque lo sport in generale, come fa a crescere un giovane? Cioè, tu cosa consigli ai ragazzi che vogliono intraprendere questa strada? Beh, noi, mi allaccio un attimino, io abbiamo un gruppo di ragazzini che vanno dai 6 ai 13 anni. Inizialmente provano questo tipo di sport come tutti gli altri, poi dopodiché sempre in base ai loro impegni scolastici e quant'altro riescono a fare lo sport. Noi vi spiego, i ragazzini li seguiamo molto e chiediamo anche molto ai genitori come vanno a scuola, altrimenti li imponiamo di non venire più in palestra, se nel caso non vadano granché bene, di non venire più in palestra per un periodo per recuperare l'impegno scolastico. Il mondo del monouso per ogni occasione, articoli per le feste, tutto per la ristorazione. Working SRL è a Foggia in Viale Colombo 195-196, telefono 0881 66 47 99, info mail workingsrl@tiscali.it. La boutique della carne offre alla clientela carne delle razze italiane più pregiate, come canina marchigiana, romagnola, piemontese, podolica, con bovini allevati nel rispetto della natura. Inoltre offre prodotti pronti a cuocere, di produzione propria, dai secondi di carne più vari, e organizza le vostre feste. Boutique della carne di Chiappinelli Antonio, via Domenico Cirillo 10, Foggia. Al primo piano ristorante, chef sommelier professionista Nicola Russo, via Pietro Scrocco 27, Foggia, telefono 0881 70 86 72. Cuor di Spiga, panificio, pizzeria, pasticceria, gastronomia, con pranzi da sport e snack bar. Via Vittime Civili 76, Foggia. Arnold's Bracinoteca, via Guglielmi 82, Foggia. Arnold's Bracinoteca @virgilio.it, locale autorizzato Sky. Una nuova giocatrice. Bene. Il suo nome è per tre Caposella. Tu non mi has dicho che tenia il collegamento? Vedo nel monitor, sì, che abbiamo in collegamento un ospite. È veramente brutto, glielo dico, perché tu eri su Maricon, sicuro. No, no pasa nada. Buenos días, yo soy Marcelo Antonio da. Non me falta la. Yo soy Marcelo Antonio da Horta. Guarda, in campo c'è una nuova giocatrice. Quindi lei sarebbe il nuovo pupillo di Gigino Capozzella? E perché ride? No, niente. Io sono il nuovo pupillo, però il pupillo è un medico oculista. Io sono cardiologo, perché mi chiamo da Horta? Come il grande Socrates, ecco. Socrates, sì.
Si dice in giro che lei è molto forte, che sa risolvere le partite da solo. Qual è il suo asso nella manica? Ma forse vuole dire è il mio asso nello zapatos, nella scarpa. Da noi non si dice asso nella manica. Io il mio, los mio, los mejores, guarda, guarda, in campo c'è uno. Che carino che eres. Ma lei si sente pronto per il campionato italiano? È molto difficile, sai? Sì, sì, sì. Campionato molto particolare, però per me è una cosa intensa. Io non chiedo, non vedo l'ora di mirare vuestro giocatore se in campo. De vosotros, tutto in campo se danno da fare. Tutto fanno fallo. A me me gusta lo fallo. Per favore. Mi hanno chiamato también nella Juventus, mi hanno chiamato, guarda, guarda, in campo c'è, mi hanno chiamato nella Juventus, ma io ho rifiutato para venire nella vostra ciudad, anche perché la Juventus è una piazza molto particolare, sempre tienes che segnar, altrimenti a Torino ti fanno fare la fine de Pedro Miccia, ti fanno saltare all'aria. Guardi, guardi che quello era il torinese Pietro Micca, il famoso militare sabaudo, nonché minatore. E il minador? Non lo sapevo. Io conosco solo también il mirador de San Nicolás. Guarda, guarda, in campo c'è. Mi dica, caposella. Sarà difficile per lei trovare spazio in squadra. Guardi che qui ci sono dei grandi attaccanti come Giglio, Palazzo. Sì, sì, li ho conosciuti, però caposella mi ha assicurato che io posso también giocare alle sue spalle. Ah, alle spalle delle punte. No, 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 alle spalle dello saccheria. C'è un campo muy bello, pieno de gente, de coce, de todo. Me va, me va, me va, me va, me va la vita, me va la gente, da chi aia, non vedo più niente, che è passato? Guarda, guarda, in campo c'è. Ma cos'ha lì in mano, sotto il braccio, un pallone, cos'è? Dov'è che ce l'ho? Sotto il braccio, lì. Sotto il braccio, ah, questa è la pelota. È una pelota molto particolare. Ah, non vedo l'ora di conoscere tutto lo scucatore di vostra città di Foggia. Giglio, Palazzo, Coccia, Coccia de che. Ah, che bello. Guarda, guarda, in campo c'è. Ma non ha avuto altre proposte, che ne so, da club importanti? Oltre sì, a sì, però ho rifiutato immediatamente ho rifiutato e in este, diciamo, temporada, e in este pomeriggio, come si dice in l'Italia, io non vedo l'ora di potermi empezare a entrenare con vosotros. Bueno, ora tengo che decarve, mis cariños, vi devo lasciare, devo andare a cena con vostro presidente, el peloso, come dice caposella, quindi io vi abbandono, ci vediamo prossimamente e nel campo, io nel frattempo mi alleno, guarda, guarda. Ecco, possiamo salutare e ringraziare il nostro Marcelo da Horta, Marcelo Antonio da Horta, che credo che sia l'unico calciatore del Senegal biondo con gli occhiali da sole bianco soprattutto. Bene, adesso apriamo l'angolo della storia, lo facciamo chiamando un personaggio gradito del passato. Stiamo parlando di un difensore che ha fatto grande il Foggia una decina di anni fa, 150 circa le sue presenze con la maglia rossonera, una promozione all'attivo di cui proprio in questi giorni ricorre il decennale, in quest'anno ricorrerà il decennale. Stiamo parlando di Marco Pennacchietti. Marco, ci sei? Sì, buonasera. Oh. Buonasera, buonasera. Grande Marco. Penna. Grandi. 150 partite del Foggia ha fatto. È un piacere sempre risentire. Sono Peppino Baldassarre, ciao Pennacchietti. Sì, sì, buonasera. Abbiamo molti ospiti in studio, arriva il loro saluto sotto forma di questo applauso ad un grande protagonista di quella promozione del Foggia, l'ultima. Peppino l'ha voluto fortemente un collegamento con uno di quei protagonisti, perché Peppino, diciamolo, ricorre il decennale sì, devi sapere Marco che questa trasmissione è cominciata quest'anno, abbiamo parlato sempre con calciatori degli anni 60, anni 70 che sì. Hanno conseguito risultati straordinari a Foggia, però questi ricordi poi sono per i cinquantenni, per i sessantenni tifosi. Adesso vogliamo inaugurare il decennale e Pennacchietti è stato anche capitano nel Foggia in quegli anni ed è stato un bravo difensore in coppia poi con un campione come Carannante addirittura, quindi eravate bravi, ha portato il Foggia in C2 in C1 e l'ha tenuto in C1 l'anno successivo, quindi insomma
dei risultati veramente straordinari rispetto al Foggia attuale, e credo che siano 150 le presenze, una cifra tonda, però una cifra importante, quella di Pennacchietti. Qualche gol l'ha fatto pure, uno mi pare proprio a Pozzuoli, mi pare che segnasti tu. Sì, poi pure quello importante lì, che venivamo dalle sconfitte in casa con Brindisi, quello sì. Latina. No, sì. Latina. Gladiato, Tivoli. Attivoli. Avevo perso in casa con l'Andria, non col Brindisi. Con l'Andria, a fine gennaio perdemmo in casa con l'Andria, si fece male Costanzo. Andavo subito a prendere brutto sul mercato e vincemmo a Tivoli e tu segnasti, perché dopo la sconfitta col Brindisi, l'ho ricordato prima, vincemmo col Gladiator fuori casa, ma lì segnavo De Zerbi e Del Conte. Marco, la domanda che ti faccio subito, il ricordo che hai di Foggia più nitido? Il ricordo lì, la promozione è stata una cavalcata entusiasmante, bellissima, ma comunque ricordo anche gli altri anni con grande affetto, dal primo anno con Braia agli ultimi con Marino, perché è una città dove mi sono trovato benissimo, c'ho ancora amici che mi sento spesso e lì vivi il calcio proprio non da C, non da B, ma come se stessi in Serie A, quindi con una passione incredibile che non trovi in nessun altro posto. Della festa promozione cosa ricordi? Della promozione? Della festa, proprio della festa della città. Ah, della festa lì a Roma mi ricordo uno spettacolo incredibile. A Roma, guarda, eravamo non facevamo né riscaldamento né partita, ma guardavamo in curva, ecco, delle persone, uno spettacolo. Poi dopo le partite lì, le notturne, anche se non sono andate bene, però uno spettacolo di pubblico inimmaginabile. Tu non e poi sei stato uno... tutti i giocatori, perché ancora mi sento con moltissimi di loro, ecco, con Mister Marino pure, ecco. Tu non eri sul pullman che fece rientro a Foggia? No. Eravamo già andati a casa noi, purtroppo quello me l'ho perso, infatti c'ho un rammarico grandissimo, però l'affetto c'è stato testimoniato da Roberto, dagli altri che sono tornati giù, è una cosa spettacolare, ecco. Ecco, Marco, qui il Foggia vuole tornare nel calcio che conta, si parla di grandi progetti anche per la prossima stagione. Tu che hai vinto un campionato, quello di C2, che consiglio ti senti di dare a questi giovani ragazzi che tenteranno la scalata? Qual è il segreto per vincere? Segreto, secondo me, l'unità di intenti che deve avere tutti, la società, i tifosi e la squadra, che devono rappresentare questa voglia di rivincita che c'è una città, una tifoseria e tutti. E poi non è semplice vincere i campionati, però con il pubblico, con questa unità di intenti, bisogna tornare a livelli più consoni per il Foggia, ecco. Marco, ti lascio. Io già la seguo, che ieri ha vinto pure, sono contento, ecco. E la seguo sempre con sulle testare su internet, però devono fare uno sforzo in più anche per raggiungere i playoff minimo quest'anno, ecco. Allora Marco, ti lascio in pasto tra virgolette ai miei ospiti, a cominciare da Peppino Baldassarre. Allora Marco, abbiamo ricordato l'anno della promozione, abbiamo ricordato anche l'anno della salvezza, quando poi purtroppo la società non fu all'altezza della situazione, altrimenti lì debiti per debiti, facevano il debito anche con Giorgio Corona, forse avremmo fatto una grande squadra. Bravo. Vi siete quell'anno era l'anno buono, sì, che era l'anno però sai, la storia di Patano e poi Trinai e poi ancora fino a Vitale, che poi fece fallire il Foggia miseramente. Lo so. Io volevo ricordare, ti ricordi la partita col Giulianova? Col Giulianova il venerdì, il sabato santo vincemmo 3-0, però poi dopo nelle ultime 5 gare il Foggia prese soltanto 2 punti con 2 pareggi interni, perse le ultime 3 in trasferta. Eravamo scoppiati mentalmente. Era il discorso che volevo fare, questo: tu hai ricordato l'anno di Braglia, non è un anno da buttare via completamente. Noi abbiamo vinto il campionato abbiamo fatto 74 punti, però pensate che con Braglia ne abbiamo fatti 56, siamo arrivati quarti in classifica perché Braglia era convinto che fosse una bischerata, secondo, terzo, quarto. E a parità di 2-0-0-2 con la Cireale fummo buttati fuori. Pennacchietti poi è stato protagonista anche di altre 2 annate storiche. La salvezza, l'ultima giornata da Cireale, che poi trasformò il Foggia al nono posto per tanti risultati, vincemmo 1-0. Sì. Gol, vabbè, non lo voglio neanche nominare il traditore, ma sapete tutti a chi mi riferisco. E poi anche Peppino parla così di Molina. No, per me è una persona che non merita neanche di essere nominata quella. E poi anche per come si è comportato, prima di tutto verso i compagni suoi, poi verso noi tifosi. E poi anche la partita di Paternò, cioè il Foggia di Florimbi.
C'era Pennacchietti tra i protagonisti di quella grande rimonda. Florimbi arrivò a Foggia proprio a Capodanno e dintorni. Sì, il Foggia era sotto il Catanzaro di Morgia. Il Foggia riuscì ad arrivare quinto e riuscì ad arrivare alla finalissima dopo aver vinto con Legia Virtus sia in casa che fuori. Foggia che in quattro partite di spareggio fece 8 punti, ma non potete salire, no, perché senza il Paternò a Foggia si giovò dell'assenza di Costanzo e Catalano squalificati. Del Core sbagliò una rete e poi al ritorno, neanche nei supplementari, quando loro schierarono il ragazzino in porta, riuscimmo a vincere. Quella fu tra virgolette anche una grazia, perché poi arrivò Marino e stravincemmo il campionato. Quindi Pennacchietti è stato protagonista di cavalcate incredibili. Non dobbiamo ricordarci di Pennacchietti solo per la promozione, ma dobbiamo dirgli grazie per tutto quello che ha fatto in quei 5 anni che è stato a Foggia. Ecco, Peppino ha ricordato diverse stagioni. Io cerco di ricordare quella con Bruno Pace allenatore. Qual è il tuo ricordo di Pace? Pace è una grande persona, era l'unico allenatore penso che ci poteva far salvare quell'anno. grande uomo che ha messo il gruppo davanti a tutti, ecco qualche segreto adesso lo possiamo... da tutti soprattutto. Qualche segreto adesso lo possiamo svelare, è passato tanto tempo. Che cosa faceva Pace per cercare di tirarvi su, di portarvi alla salvezza? Magari anche una banale cena a Termoli, capito? Però sono cose fondamentali, anche dentro lo spogliatoio dava serenità in quel periodo che non c'era proprio serenità al di fuori, quindi era quel suo modo di fare che ci alleviava da tutti i problemi, ecco. Ecco, una persona anche molto scherzosa all'interno dello spogliatoio, sì, cercava di tenere alto il morale, era lui per primo, ecco. Sì, andavamo a allenarci lì al campo dei cose di Nocera, laggiù, e per fare le partitelle così, tirare un po' sul morale, ecco, e lui era il primo a scherzare dentro i spogliatoi, sennò veramente era un'aria pesante. Ecco, Pennacchietti, tu hai detto il campo di Nocera, avrai sicuramente saputo che 1 mese e mezzo fa Nocera ci ha lasciato. No, questo non l'ho saputo, ecco. E mi dispiace darti questa notizia, guarda, però purtroppo è così. 1 mese e mezzo fa il grande canoniere di tutti i tempi, 102 reti, ci ha lasciato, è andato molto in alto. No, mi dispiace tantissimo, bravissimo, cioè c'avevo pure un ottimo rapporto con lui, bravissima persona. Certamente. Marco, ti fa male? Che sensazioni provi nel vedere il Foggia che tu avevi portato in C1 perdere quella categoria che tu avevi conquistato sul campo e ripartire purtroppo dalla Serie D? Guarda, io quest'estate non ci credevo quando avevo letto il 9, cioè non capisco ancora come possa essere successo, ecco, questo fallimento così tutto di un tratto, eh. No, il bello è che, scusa Marco, poco prima anche in trasmissione Domenico Marino, non è che è fallito, non sei iscritto, perché non c'è scritto quella persona continua a fare la terza categoria con il logo dell'US Foggia, quindi tu ti puoi meravigliare, ma fino a un certo punto facevi parte del Foggia di Vitale, ma di che ti meravigli? Qua questo succede, ecco. Qua questo succede qui, e quindi c'è poco da... puoi essere dispiaciuto, ma di meravigliarti, tu eri il capitano di quella squadra che non prendeva una lira. Da fuori praticamente, vederlo all'ultimo minuto non iscritto è una cosa stranissima, capito? Lo so. Perché c'erano molte società messe molto molto peggio, capito? E certo. Quindi c'è stata proprio la volontà di non iscriverlo e questo fa ancora più male, ecco. Ecco, Peppino ha sollevato un tema importante, non prendevate soldi in quel periodo, era una crisi societaria davvero nera, però risalta agli occhi, risalta ancora adesso, come la squadra sia riuscita a fare gruppo, non solo all'interno dello spogliatoio, ma anche con la città, con la piazza, si viveva un'armonia enorme, c'era un tutt'uno, no? Lo percepivate? La cosa fondamentale è l'unità di intenti, che deve avere la piazza con il giocatore, perché il giocatore è un po' strano come animale, ecco, deve essere coccolato, deve essere responsabilizzato e rende al meglio, capito? E so più, se dopo trovi un gruppo di uomini passa davanti a tutto, passa davanti anche i rimborsi economici e via dicendo, ecco, questo deve prevalere. Va bene, se non ci sono altre domande... Ma dico che sì, è vero, tutto vero quello che dice Pennacchietti, condivido, però... Finché poi ci sono persone serie come Pennacchietti e gli altri nello spogliatoio, questo può andare avanti. Vai a coccolare uno che è un mezzo bandito, che poi no, quello no, allora quello non, prima l'uomo, poi riesce. Dopo il calciatore. Voi siete stati bravi perché eravate un gruppo di uomini veri,
che avete dato tutto per la maglia che indossavate e avete fatto nel suo piccolo grande il Foggia, perché la grandezza del Foggia la storia la dà in Serie B, in Serie A, però anche una promozione dalla C2 alla C1 ebbe la sua importanza, e adesso appunto che ricorre il decennale cercheremo ogni martedì di chiamare qualcuno dei protagonisti, e questa volta è toccato a te proprio inaugurare questa nuova carrellata che faremo col passato più recente, quasi storia contemporanea. Io vi ringrazio tantissimo e penso che ogni giocatore che abbia indossato quella maglia, che abbia sudato per il Foggia, faccia parte della storia, non io che ho vinto anche il campionato, che ne sono felicissimo, ma tutti, tutti proprio i ragazzi, tutti quelli che ho vissuto, che hanno vissuto con me 5 anni, sono stati tutti spettacolari, ecco, questa è la cosa più bella che mi preme di dire, e non allora, penso mai a me, a mettermi davanti a me, ma sempre tutti, ecco. Salutiamo e ringraziamo allora Marco Pennacchietti, gentilissimo nell'accettare il nostro invito a parlare di questo decennale importantissimo per il Foggia, la promozione dal 2002-2003 dalla Serie C2 alla Serie C1. Lui è stato il primo dei nostri ospiti, come ha detto Peppino, nelle prossime settimane cercheremo di andare a contattare anche tanti altri protagonisti molto importanti di quella fantastica cavalcata. Ancora grazie a Marco Pennacchietti, speriamo di rivederlo presto qui a Foggia. Ma grazie a voi, un saluto a tutti, ai tifosi, a Peppino, a tutti. Grazie, buonasera. Un saluto a Marco Pennacchietti, siamo davvero in forte ritardo, per questo chiedo a Ludovica di fare i saluti finali. Sì, vorrei ringraziare il nostro Peppino. Salve, ciao. Grazie Peppino. Che anche San Brontolone a noi piace così. È uno dei sette nani, Brontolo. Brontolo, sì. Poi abbiamo Dondolo, che è Dino alla Sicilia. Sì, sì, Dondolo. Chiaramente apro in chiusura sempre la consueta parentesi sul teatro. Invito i nostri telespettatori, oltre che a seguire questa bellissima trasmissione di Aura l'Acqua Santa, di venire a trovarci al piccolo teatro, perché è partita la nuova commedia, Domenico. Un profumo da Amghier, anzi anche voi siete invitati tutti quanti a venirla a vedere. Verremo sicuramente. Vi aspettiamo la nuova commedia di Enzo Marchetti con Dino alla Sicilia, Francesca Delia, Giuseppe Mauriello, Piera Di Girolamo, Lorenzo Morra, Rosaria Petrone, se ho dimenticato qualcuno mi perdoneranno, magari la prossima volta mandiamo la locandina che è meglio. Grazie. C'è anche Dondolo, che è l'ottavo nano, se non sbaglio. Non posso risponderti adesso a questa domanda. Andiamo avanti. Allora proseguiamo con Pisolo, Alessandro Spadaccino. Salve, un attimo solo, mi rendo capogruppo del reparto Acqua Santa per rinnovare la nostra fiducia, la mia fiducia a Padalino, tutti i ragazzi. A tutto il Foggia, che quando gioca come domenica è una squadra di un'altra categoria, secondo me. È un po' da società, diciamo, questo. Sì, rinnovato la fiducia al tecnico. Sì, ok, confermato Padalino. Tecnico e i giocatori. Don Luigi. Ringraziamo Don Luigi. Grazie dell'ospitalità e ricordo a tutti questa iniziativa di beneficenza domenica 27 gennaio alle ore 17 nella nostra sede dell'UAL, che si trova a Viale Ofando 139, vicino al campo sportivo, con ingresso in via Rosati. Mi raccomando, seguitele in tanti. Dice, non spegniamo la solidarietà, aiutiamo l'UAL. Grazie. Sicuramente. E Ciro Fabio. Allora, noi ringraziamo invece tutti quanti voi che ci avete seguito. L'appuntamento naturalmente è rinnovato a martedì prossimo, sempre alle 14.45 su Teledaunia. Ringraziamo naturalmente, prima di chiudere, dietro le telecamere, Sara Fischetti, Gianni Martino, la regia Carmine Francavilla, naturalmente la produzione della MR Eventi. Ci vediamo martedì prossimo, ciao!